Ciao amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. Eccoci qui, tornati a recensire un prodotto musicale, un prodotto mini che fa del suo punto di forza l'aspetto estetico. E allora vi tolgo subito ogni dubbio. Eccolo qui, la WWOO, forse è meglio chiamarlo A008, uno speaker molto economico, completamente in legno, anche se in realtà è compensato, pressato. All'interno buone caratteristiche, 5 watt di potenza, anche se questa griglia in plastica è davvero inguardabile. Un dispositivo che nell'utilizzo di un mese e più mi ha dato, andiamo a vederlo nella nostra video recensione. Intanto vi ricordo di condividere questo video, lasciare un like e iscrivervi al canale. Ma adesso però partiamo con la nostra sigla. La confezione contiene tutto quello che ci occorre per il primo utilizzo: un cavo di ricarica USB, micro USB, un cavo pin jack per collegarle via filo a un dispositivo non dotato di Bluetooth. Per quanto riguarda i materiali, seppur viene dichiarato completamente in legno, la superficie che ricopre lo speaker, sì, effettivamente è uno strato di legno, ma all'interno credo che non sia un unico blocco in legno, ma truciolato, pressato. Parlando invece della griglia frontale, quella che esteticamente forse secondo me è quella che si presta meno all'aspetto estetico, è completamente in plastica. I tasti invece posteriori sono in una finitura simil metallo, sono comodi da raggiungere, comodi anche da digitare, e inoltre sulla parte posteriore troviamo proprio l'ingresso micro USB per ricaricare la batteria, l'ingresso AUX per collegarla via filo e un piccolo microfono non dall'altissima qualità, ne parlerò poco proprio perché si può rispondere alle nostre chiamate, però proprio perché è alloggiato alla parte posteriore del dispositivo, insomma, bisogna girare completamente lo speaker e metterselo molto vicino alla bocca. Quanto riguarda invece il Bluetooth integrato, non è di ultimissima generazione, parliamo di 2.1, sì lo so, andiamo indietro diversi anni, però nella fase di accoppiamento con i miei dispositivi non ho avuto mai nessun problema. L'aggancio è sempre molto veloce, anche il primo pairing è particolarmente semplice. Per quanto riguarda invece il Bluetooth, la distanza che ricopre mi ha stupito perché raggiunge, pur essendo una concezione di vecchia tipologia, quasi 10 metri in campo aperto. Parliamo infine dell'aspetto della batteria. Una batteria da 1200 mAh si ricarica in maniera abbastanza veloce, l'ho utilizzata diciamo con un carica batterie dei miei smartphone, voi non fatelo se tutto al più andate a ricaricarla con la presa USB del vostro PC. E l'autonomia dichiarata dalla casa costruttrice in 10 ore, io ascoltandola sempre in volumi molto elevati, sono arrivate sì e no alle 6 ore, quindi molto lontano dalla autonomia dichiarata dalla casa costruttrice. Passiamo adesso a parlare dell'aspetto musicale, ma prima però ce l'andiamo ad ascoltare. Vi darò un piccolo esempio, come sempre ci provo con il microfono direzionale, e poi torniamo per le conclusioni. Thank you.
ha fatto vedere alcuni ascolti differenti di basi musicali e anche di posizione, perché il dispositivo è, ed è una cosa abbastanza curiosa, se rivolto con la parte giusta, gommata, poggiata sul piano, le vibrazioni dei bassi tendono a distorcere, a far vibrare qualcosa all'interno. Per assurdo, rivolgendolo con la parte della griglia verso l'alto, il suono esce con maggiore qualità. Non chiedetemi però il perché, perché non lo so. Parliamo adesso della qualità musicale. La qualità musicale, diciamo che si avvicina a quello che il prezzo può proporre. Questo dispositivo, con i suoi 5 watt del driver interno, pur avendo una cassa armonica abbastanza ampia, ha una buona riproduzione dei bassi, o almeno ci prova, ma il suono arriva sempre scatolato, si percepisce che c'è un driver non particolarmente performante. Questo ovviamente è tutto rapportato al prezzo. Mi è piaciuto per quanto riguarda l'aspetto estetico, a parte la griglia frontale, esprime il meglio a regimi di volume del 50-60%, ha anche una buona riproduzione degli alti, abbastanza percettibili, anche se poi alzando il volume si va ad impastare totalmente tutto, però al 50-60% devo dire che ho apprezzato, nonostante i suoi 5 watt, la qualità musicale. Il volume anche al massimo non è altissimo, insomma non immaginiamo di riempire una stanza con questo dispositivo. È un dispositivo per lo più che può andare bene come soprammobile, va fatto suonare nelle nostre vicinanze proprio perché il volume non è elevatissimo. Per il prezzo di 25 euro sicuramente è un dispositivo che ha nella sua caratteristica estetica un buon rapporto qualità prezzo. È chiaro che se cercate un dispositivo più potente e ovviamente più prestante anche in termini di qualità sonora, bisogna salire di prezzo e quindi di budget. Per me può essere un acquisto alternativo proprio dovuto al suo rapporto qualità prezzo senza strafare. Io con questo spero di esservi stato utile. DJ Mister quindi vi ringrazio di averlo seguito, vi ricordo, se vi va, di lasciare un like, condividere questo video e iscrivervi al canale, e vi do appuntamento come sempre alla prossima video recensione.